Bella ragazzi, ciao ragazzi, siamo tornati oggi con un nuovo video. Finalmente siamo qui e oggi, anche dal suggerimento di molti di voi, ma volevo fare un annuncio. Scusate se sono usciti pochi video, ma sono stato malissimo. Quindi se non sono usciti i video tipo sabato, che poi altri giorni che non mi ricordo quali sono, è stato male perché qualcuno gli ha spezzato il cuore. Perché gli ha rotto il cuore. Come Dio, una canzone no. La fine di un bicchiere. Ma ha fatto fa. Non l'ho scordata, dai. E tutti chiamano il tuo nome. Mafalda. Mafalda. Continuiamo con il video. Siamo qui oggi per leggere le fanfiction su di noi. Perché molti che nei commenti ci hanno detto: perché non leggete fanfiction? Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo scritto su Google fanfiction Granas. Cioè, uscito questo qua. Allora, intanto c'è la copertina fantastica. Pare la copertina di un film, ragazzi. Sì. Noi mai faremo un film. Guarda, questo è Twilight. Non ti rivedo più. È perfetto, Twilight, guarda. Cioè, se noi faremo. Guardi, io che guardo te. Fantastica. Se noi faremo mai un film, questa la useremo come copertina. Sì. Leggiamo, questa è la intro, quindi. Lui non era perfetto. Non aveva niente di perfetto. Era un completo disastro. Eppure lo amavo. E lo amavo come si amano le cose belle. Tipo le super chicche. Non mi importava quanto fosse incasinato, io lo amavo. Sapevo sin dal primo momento lui come fosse. Mi avevano avvertita e soprattutto mi aveva avvertita lui. Non badavo alle loro parole, piuttosto mi affidavo ai miei occhi e al cuore. Ero l'unica che vedeva qualcosa di buono in lui, qualcosa per cui lottare. Cioè, quindi mi sta di che o io o te, non so a che è riferita. Delle merde. Sì, perché noi siamo quegli stupidi presi per culo tutti, mentre lei era l'unica che vedeva. Ok, grazie comunque. Non è la cosa bella, anche se pensi che sia una cosa bella. Oggi non rinnego nulla. Sono ancora l'unica ad esserne convinta. Ecco. Grazie, grazie, proprio continua. Ma forse quella lotta non era mia. I tag sono fanfiction, Crick, Darryl, David, Dread, fanfiction, Frax, Granata. Perché è una bomba sto. Omi, Mateus, Xenic, YouTube. Braido Mugulando. Chi è Mugulando? Per il male mentre sento un dolore lancinante. Ma che dolore. Davide si precipita ad aiutarmi. Non è vero. Io non me ne frego un cazzo. Come... Vabbè. Ok. Ma lo fermo con una mano. Guarda, non ti preoccupare. Comunque no, ti prendiamo in giro ma con amore. Non è che... È tutto chiaro. È tutto chiaro. È tutto ok, fallo. Sto facendo la presentazione la figura peggiore per conoscere qualcuno. Ma in testa non mi frulla altro che l'alcol. Sì, sta a fare un mojito. Ok. Metto due mani per terra e già comincia a diventare porno. E faccio leva per alzarmi. Per poi sentire qualcosa di bagnato. Vabbè, ho capito. Cioè, non è una fanfiction. Mi sono pisciato addosso. Mi sono bagnata. Chiedo e lo sento ridere. Accende la torcia del telefono e gli si sbianca il viso mentre cerco di alzarmi. Ma ho un ginocchio e la caviglia dolorante e finisco con il cadere di nuovo. Stai sanguinando, dice lui. E lei che risponde: mi sono arrivate. Cioè, io dico io. Devi disinfettare al più presto. Resta qui o mio, è diventato IAR. Nel frattempo, chiamate il 911. Cioè, devi disinfettare al più presto. Resta qui un minuto. Vado a dirlo a Dread. Dread spunta puff. A caso. E arriva Dread come il genio della lampada. Ok. E mi lascia da sola mentre lo vedo entrare nel locale. Segna luminosa è l'unica cosa che fa un po' di luce intorno a me. Tanta da vedere la mia ferita. Ma tu ce l'ha sta ferita? Non so che. Non so. Pezzo la ventilità. Sì. Cascata su un palo. Non sono così ubriaca da non rendermi conto che è messa male. Brava Madison. Square Garden. Sei riuscita a cadere da digradini di cemento da ubriaca davanti ad un ragazzo. Io la raggiungo di nuovo con Dread vicino. Maddie, già siamo in sintonia. Non posso accompagnarti a casa visto che ho portato tutti. E tanto mento. Tanto mento. Ah no, questo è Matteo che parla. E tanto meno può farlo David. Tua madre farebbe una scenata. Adesso lui ti porta a casa sua. Vuoi che venga anch'io? Annuisco mentre lui tira fuori un fazzoletto e inizia a tamponare i jeans ormai strappati. Ma to, mo ti devo pedinare per evitare che tu faccia altri casini, dice Dread. E ride Dread. Cazzo se ride Dread, non si sa. Quindi fa così. Ma to, mo ti devo pedinare che tu faccia altri casini. Sì, mentre tampona la ferita. Se stai per dire che non ti fidi di lui e che neanche lo conosci, lo conosco io. Non ti stuprerà, poi ci sono io. Vabbè. Questa è più una canzone di Valerio Scanu.
Matteo va a lasciare le chiavi dalla sua auto a Crick. E spunta anche Crick. E spunta puff. Faccio un WhatsApp, amici. Mentre David mette un braccio sotto le ginocchia. Com'è? Così. 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 E tu, capito? Tipo principessina di lì su. Ah, quindi faccio così. Ok. Sotto. Ok. Ah, ecco come fa. E l'altro gli è il collo. E per una volta ringrazio il cielo di essere alta poco più di 1,60. Se no, gliela facevi. Mi carica in macchina, accende la radio mentre si mette al posto del guidatore e fa partire la radio. Rigorosamente Rete Sport. Sì. La radio della Roma. Perché non sento altra radio. Fa tanto male? Chiedo. Chiedo io. Sì, ma non rispondo. Ma tanto tranquillo, non t'avrei chiesto. Parte il chasing, attenzione! Flash, counter flash. Allora, parte Chasing Rainbow di Bring Me the Horizon ed inizia a canticchiarla cercando di non pensare al dolore. I Bring Me to the Horizon, no, sono famosi. Io ho sentito sempre perché hanno un nome talmente lungo che non puoi non sentirli. Davvero? Cioè, senti i CDC dopo, perde, no? Però Bring Me to Horizon. Davide mi ascolta guardandomi qualche volta dallo specchietto. Ah, quindi sta dietro, non mi sta accanto. Perché avrei messo dietro? Perché è sdraiata, sta male. Matteo inizia. Ah, perché Matteo sta davanti. Non l'aveva mai detto, però. quindi rispuntato Dredd. È rispuntato Dredd. Cancella sta cosa prima che lui te legge altre robe. Perché... Matteo inizia a dirgli qualcosa e così continuano a conversare mentre io mi sento come se avessi l'orecchio battato e la testa di piombo. Dopo pochi minuti mi aiutano ad alzarmi mentre mi portano dentro casa di David e mi fanno sdraiare sul divano. Ma andavano a casa sua prima. Oh, merda, dovresti toglierti i pantaloni, dice imbarazzato David mentre Matteo va per... Come lo diresti te? Oh cazzo, ti dovresti togliere i pantaloni, dice imbarazzato David mentre Matteo va a prendere delle bende. Non sono così ubriaca, scordatelo. Gli faccio il dito medio mentre appoggio la testa su un cuscino. Mi fa, non sono così ubriaca, scordatelo. Non me la, nel senso, non te la do. Era quello il senso. Matteo torna con il necessario e dei pantaloncini da calcetto. Adesso sciolate, devo cambiarmi. Andate via, cioè show. Chiudono gli occhi, ma io ripeto più forte di uscire lanciando loro un cuscino in faccia. On fire. Cerco di sfilare gli skinny distrutti e infilarmi i pantaloncini David. Adesso spunta che aveva gli skinny, prima non l'aveva mai detto. Il mio amico inizia a fare un pasticcio. È buono, un pasticcio di cose, di carne, sì, di timballo. Perché c'erano di fame, non è normale. Beh, giusto. Cioè, fammi chiedere, viene. Il mio amico inizia a fare un pasticcio molto ordinato, detto ironicamente, con il disinfettante dell'ovatta. Cioè, non sa più dove mette l'ovatta, quindi. È un pasticcio ordinato? Un pasticcio molto ordinato. Ah, ok. Capito? Sì. Questa è, come si chiama? Lo simoro. È un pasticcio ordinato, è lo simoro. Ah, sì, ho capito. Stringo i denti per il bruciore mentre lui benda la caviglia e il ginocchio. Ho l'amico migliore del mondo. Midigoo! Urlo alla Homer Simpson mentre entrambi ridono. Mo dormi un po', prima ti accompagno a casa. Faccio come dice mentre vanno in un'altra stanza a giocare a FIFA, da quello che ho capito. Vabbè. Ah, grazie Coso, cioè David, sei stato gentile a portarmi qui. Dico prima che spariscano, lui mi rivolge un sorriso e mi addormento con la testa dolorante. Tutto tranquillo fino a quando non sento la porta sbattere svegliandomi e una cosa densa e disgustosa addosso. Lancio un urlo e vedo Matteo. Ma Matteo, quindi sei te? Ah no. Lancio un urlo e vedo Matteo e David davanti a me a guardare per terra. Apro gli occhi e vedo Matteo. Ci aspettare l'anima. Perché? Ma perché? Ma dato sei spuntato, mio non lo so, ma più che altro Johnny Crick, tenno da finire. Cioè, io mi sto preoccupando per Johnny. Johnny, vabbè, viaggio infinito. Che ci fai tu qui? Matteus, che ci fai? Cazzo ne so. Che cazzo ne so, mi hai messo te. Ma perché sto sbrattando, ora che dici? Strillo. Ok, ragazzi, il primo capitolo è finito. C'è un secondo capitolo, questa è la cosa bella. Allora ragazzi, questo era solo il primo capitolo. Se questa storia vi appassiona, intanto chiedo all'autrice di continuarla, perché sì, c'è soltanto un altro capitolo. E di palesarsi. No, però per favore continuala, perché cioè è figa. Faremo una serie, nel senso, è carina. E ovviamente noi abbiamo detto in modo scherzoso per fare un video carino, non è che leggiamo tutto. Quindi ragazzi, cioè tu continuala, perché così leggiamo altri capitoli. E la prossima volta, se questo video è piaciuto, arriva a 5.000 like, leggeremo il secondo capitolo, che sempre a modo io sono curioso di vederlo. Io pure. Perciò niente, grazie, è tutto e bella. Ciao.